Il problema più grande non è organizzare, programmare, dividere il materiale di studio o di lavoro. Tu sai esattamente cosa devi fare per raggiungere i tuoi obiettivi. Il problema è che non lo fai perché procrastini. Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Spero che mi vediate e mi sentiate bene perché oggi ho avuto non una ma ben due sorprese. Non mi funziona più la ring light e non mi funziona più neanche il microfono, quindi mi scuso se questo video non sarà di ottima qualità, ma visto che sono stata per un po' assente ci tenevo comunque a fare un video, a pubblicarvelo e poi domani cercherò anche di sistemare questi problemi. Oggi parliamo nuovamente di procrastinazione. Prima di andare oltre, non dimenticatevi di lasciare un like a questo video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Spesso mi chiedono: ma come fai ad organizzarti per riuscire a fare tutto quello che fai? E generalmente io a chi mi fa questa domanda rispondo dicendo che la cosa difficile in realtà non è organizzarsi. La cosa difficile è stare sempre sul pezzo dopo che ci si è organizzati. E cioè, va bene, ho la mia bella agenda che mi dice esattamente in ogni fascia della giornata cosa devo fare e nella mia agenda funziona tutto perfettamente. Il problema è che poi non si riesce esattamente sempre a rispettare tutta la nostra bella programmazione che nell'agenda sembra perfetta. Ovviamente in tema di programmazione, organizzazione degli impegni, degli obiettivi e dell'agenda vi rimando al video specifico, perché quello di cui voglio parlare oggi è una nuova strategia che sto utilizzando per ridurre la procrastinazione. Il problema, come anticipavo, non è organizzarsi, ma riuscire effettivamente a fare tutto quello che ci si è programmati. E la maggior parte delle volte non ci riusciamo non perché la nostra programmazione sia cattiva, malfatta o perché non abbiamo tempo, ma per il semplice fatto che procrastiniamo, non facciamo quello che ci siamo programmati di fare. Infatti io penso che senza dubbio la procrastinazione sia il nostro più grande nemico, il più grande nemico dei nostri sogni e dei nostri obiettivi. Vi lascio nella descrizione, se non li avete visti, altri video che ho fatto in materia e che spero che vi possano essere utili. Perché ad oggi in questo video voglio concentrarmi su una sola strategia nuova che ho iniziato ad attuare di recente. Sì, che ho iniziato ad attuare di recente, perché spesso voi mi vedete qua dietro uno schermo e sembra che sia tutto perfetto, faccio tante cose, faccio tutto, riesco a dare gli esami, riesco a gestire tutto, tutto molto bello, tutto molto facile. In realtà non è esattamente così, nel senso che se io vi parlo di procrastinazione, di concentrazione, di metodi eccetera, non è perché ho fatto le ricerche, ho scoperto che qualcuno fa qualcosa, vengo qua e ve lo racconto, ma perché evidentemente sono io la prima a riscontrare talvolta dei problemi a concentrarmi, oppure a procrastinare, oppure a trovarmi incastrata in metodi o organizzazioni che non sono efficienti. E quindi, un po' come dico sempre, io qua riporto la mia esperienza e adesso sto utilizzando questa nuova tecnica che ho scoperto proprio qualche giorno fa e spero che vi possa essere utile. Questa tecnica di cui vi parlo oggi, secondo me, non è nient'altro che un'applicazione un po' più particolare o specifica di un metodo di cui io parlo già da tempo e in continuazione, e ovviamente mi sto riferendo al metodo del pomodoro. Brevemente, per chi non lo conoscesse, cos'è il metodo del pomodoro? È una tecnica di gestione del tempo che ci permette di essere più produttivi cercando di andare a dividere la nostra giornata in piccole sessioni di lavoro o di studio, tipo oggi tipicamente si usa 50 minuti di studio, 10 minuti di pausa, ma il timing lo potete organizzare come credete meglio voi, sulla base della vostra organizzazione, del vostro lavoro e di quello che dovete fare. Come vi dicevo, secondo me la tecnica di cui vi parlo oggi è una micro applicazione, forse una sottocategoria di applicazione della tecnica del pomodoro. Probabilmente, tra l'altro, vi potrà sembrare una cosa stupida, ma evidentemente se siete qua è perché sentite di avere bisogno di migliorare un po', no? Sotto questo aspetto, quindi che vi costa provarci? Provateci! Come anticipavo in qualche altro video, perché noi procrastiniamo? Perché noi pensiamo a quello che dobbiamo fare e pensare ci fa venire l'angoscia. Devo studiare 50 pagine, non c'ho voglia, sono indietro, non ce la faccio, non ce la posso fare, dai guardo 10 minuti Instagram, dai guardo una puntata su Netflix, dai fammi vedere gli uccelli che volano in cielo. E fu così che la giornata finì e non abbiamo concluso niente. Quindi il consiglio di oggi è il seguente: prendete quello che dovete fare e andatelo a dividere in sottocompiti così tanto piccoli. Si tratterà di piccoli compitini che il vostro cervello percepisce quasi
non pesanti, leggeri, richiedenti un minimo sforzo, e quindi diciamo che cercherà di evitarli meno di quanto non si verificherebbe pensando oddio devo studiare 50 pagine. Li vedrà come compiti più piccoli, più facili, più semplici, e quindi cercherà appunto di non evitarli, o almeno non evitarli con la stessa intensità con cui si tenterebbe di evitare un macro compito. Facciamo un esempio: dovete scrivere la tesi e il vostro task del giorno è scrivere 10 pagine di tesi, ok? Se voi pensate, oggi devo scrivere 10 pagine, sono bloccato, non ce la faccio, non c'ho voglia, non sono in grado. No, quello che dovete fare è andare a dividere questo macro compito in compiti più piccoli. Qual è la prima cosa che va fatta? Il primo piccolo compito necessario? Aprire il computer. Quindi, primo compitino, apro il computer. Il succo del discorso è: vado a dividere il mio macro task in piccoli compitini, e nel caso di specie cosa vorrà dire? La prima cosa da fare per effettivamente arrivare a raggiungere il mio obiettivo dello scrivere le 10 pagine è aprire il computer. Primo compitino, apro il computer. Secondo, apro il documento Word. Ok? E quindi procediamo così, perché il succo del discorso è sempre: devo arrivare in cima. Per arrivare in cima ci sono 10 gradini. Non è che posso fare un unico passo gigante. Devo sempre fare un piccolo step alla volta, e ad un certo punto mi renderò conto di essere arrivata lassù. Quindi su quel discorso è questo: cerchiamo di guardare i nostri obiettivi non come macro obiettivi che ci pesano sulle spalle e che sentiamo che non riusciremo mai a fare, ma anche a livello di oggi questo è il mio obiettivo, oggi devo portare a termine questa cosa, andiamo a spezzarlo in piccoli compiti da mettere in atto che uno alla volta ci portano al raggiungimento del nostro obiettivo. La procrastinazione è un circolo vizioso, non vi aspettate che dall'oggi al domani cambi. Fino ad oggi non ho fatto niente, però da domani studio 12 ore al giorno e scrivo 50 pagine di tesi. Non funziona così. Se fino ad oggi avete avuto un problema, domani non cambierà niente. Dovete cercare di attuare ogni giorno nel vostro piccolo, un passetto alla volta, qualche piccola strategia che vi può portare a iniziare a sbloccarvi e ad evitare questo circolo vizioso. Quindi ciò che conta è cercare di fare veramente un piccolo sforzo ogni giorno. E ricordatevi che il segreto grande non è la motivazione non esiste. Il segreto grande è imparare ad essere disciplinati. Come si impara ad essere disciplinati? Imparando ad utilizzare tutta una serie di strategie che vi possono in qualche modo anche forzare a fare quello che dovete fare, perché per quanto noi possiamo amare quello che facciamo, non saremo tutti i giorni motivati al 500% per fare cose. Fatemi sapere nei commenti se avevate già sentito parlare di questa tecnica, se l'avete mai provata o se la proverete. Fatemi sapere come vi trovate. Io vi mando un abbraccio grandissimo. Come dico sempre, Anna crede in voi, quindi vi faccio un in bocca al lupo gigante per ogni vostro progetto e ci vediamo nel prossimo video.